Da mesi ormai lavora ogni giorno insieme agli altri attivisti per combattere il potere americano e per evitare che queste antenne continuino a trafugarci il cervello. La parola a Ornella Muni. Brava! Brava! Grazie, buonasera a tutti. Beh, è vero, c'è un problema molto grave qui vicino a casa nostra ed è di scemi. Purtroppo nel 1991 la Marina Militare statunitense ha pensato bene di installare 46 antenne NRTF a bassa frequenza. Queste antenne servono esclusivamente alla Marina per comunicare con i sommergibili e con i militari che sono situati in posti strategici nel vicino e nel Medio Oriente. Ma non contenti di aver invaso la nostra bellissima Sicilia, hanno pensato di installare, anzi stanno cercando di ultimare l'installazione, sempre nello stesso sito, di tre parabole di 18 metri l'una, che praticamente è una base di trasmissione attraverso la quale verranno lanciati dei droni che sono degli aerei senza pilota. Bene, voi penserete, ma che c'entriamo noi con la base militare di Niscemi? Perché non se ne occupa il comune di Niscemi? Perché è un problema purtroppo che riguarda anche noi. Le onde elettromagnetiche che vengono emanate da questa base militare purtroppo raggiungono la maggior parte della Sicilia, causando problemi notevoli sia all'ambiente che alla salute. Quindi noi qui in questi mesi abbiamo lavorato su un programma, su una campagna elettorale per avere un futuro migliore. Ma se prima di tutto non sconfiggiamo questo mostro che stanno installando a Niscemi, purtroppo non avremo nessun futuro. Sono dei dati statistici e scientifici sicuri. E non vi sto a dire, ovviamente, non vado ad approfondire perché il tempo è pochissimo. Sì. Ecco, nel più bello devo completare. Posso andare? Bene. Bene, la cosa triste è che alcuni giorni fa i vertici militari non si sono nascosti dietro questo problema, anzi, hanno... Posso parlare o no? Vai Ornella! Stavo dicendo, i vertici militari, esattamente alla base di Sigonella, hanno affermato che la Sicilia è un punto strategico geograficamente per i loro interessi. Io penso che la Sicilia è effettivamente un punto strategico, ma lo deve essere per noi siciliani. Brava! Lo deve essere per il nostro futuro, per il nostro turismo e per il nostro lavoro. Va bene, io devo concludere. Sarà l'onorevole Crizzino magari ad approfondire questo tema, una persona che stimo molto nonostante non la conosco per i suoi valori, è una persona che si dedica veramente molto all'ambiente e sono sincera, ho fatto di tutto perché oggi fosse qui con noi. Noi attivisti No Mus volevamo che fosse qui, quindi do la parola a lui e grazie per avermi ascoltata. Scusate il ritardo, ma noi con Nicola veniamo direttamente da Palazzo dei Normanni, dove i problemi non mancano. Cercherò di essere rapido e voglio essere rapido parlando di cose concrete, cioè di quello che noi stiamo facendo. Siccome sono tante, io me le segno perché sennò me le dimentico. E chiaramente, come diceva Ornella, giusto? Una delle battaglie principali è quella che stiamo facendo per il MUOS, cioè contro il MUOS. Allora, io ora vi dico rapidamente quello che facciamo tra uno scontrino e un altro. Bravo! Perché tra uno scontrino e un altro noi ogni tanto facciamo finta di lavorare con 2.500 euro al mese e rinunciando a oltre 10.000 euro al mese. Bravo! Allora, io vi dico
dico quello che facciamo nella nostra commissione, dove siamo io, Valentina e Angela, quindi nella commissione ambiente che presiedo. E in questa commissione noi abbiamo attualmente avviato, veramente li devo leggere perché sono troppe cose, però le potete vedere tutti perché è facile. Noi, siccome scriviamo tutto quello che facciamo sui nostri siti, su Facebook, è comodo, tu ti vai a guardare le nostre pagine, vai a ritroso e trovi tutta l'attività che abbiamo fatto dall'ultimo giorno fino al giorno dell'insediamento. Allora, noi dal giorno dell'insediamento, cioè 6 mesi fa, abbiamo avviato 9 tavoli tecnici per le riforme di alcune delle materie più importanti che riguardano questa commissione, che sono il governo del territorio. Noi abbiamo la legge più vecchia d'Italia sul governo del territorio, cioè sulla legge urbanistica, e noi abbiamo deciso di modificarla utilizzando le potenzialità dei cittadini, cioè cittadini che si occupano di specifiche materie come architetti, ingegneri, avvocati, gratuitamente, perché noi non diamo una lira a nessuno, ne abbiamo pochi noi, immaginiamo se possiamo dare soldi a altri, si sono messi a disposizione mia e degli altri deputati per lavorare su questo progetto di riforma. Allo stesso modo la certificazione energetica, abbiamo presentato ieri la legge sulla certificazione energetica degli edifici, in Sicilia non esisteva e noi l'abbiamo presentata proprio ieri. Le aree protette, i parchi, le riserve, il turismo. Abbiamo l'onore di, fra qualche settimana, di avere la prima legge regionale della storia, chiaramente firmata a Movimento 5 Stelle, sull'albergo diffuso. Bravo. È una legge che ha scritto Claudia e l'ha scritta con diversi albergatori e diversi tour operator che si sono resi disponibili per lavorare con noi. E guardate, è una cosa estremamente facile. La cosa che io ho notato, perché io non facevo il politico, facevo l'avvocato, per cui non avevo idea di come funzionasse, io all'inizio penso tutti quanti, io Nicola, tutti quanti pensavano che fosse una cosa estremamente complicata fare politica. Credetemi, non è per niente complicato. Se cerchiamo di trovare l'appoggio di tutti quanti, l'aiuto di tutti i cittadini, diventa una cosa estremamente facile, credetemi. Il ruolo che ricopro è molto delicato, perché il presidente di una commissione così importante potrebbe fare pensare che sia estremamente complesso. In realtà non c'è niente di complesso se mettiamo da parte gli interessi personali. Sembrerà una frase fatta, quasi utopistica, ma in realtà ognuno di noi non ha un interesse personale. Io non sono un albergatore, non sono un proprietario di impianti fotovoltaici. Io avevo un assegno di ricerca all'università e tra l'altro felicissimo di continuare a farlo lì dove insegnavo prima, quindi è così come me e tutti gli altri ragazzi non hanno interessi personali, l'unico interesse che abbiamo, e credetemi è la verità, è il bene comune, non ce ne frega niente di tutto il resto, niente. E proprio perché non ce ne frega niente di tutto il resto, noi acquisiamo tutte le capacità e tutte le conoscenze dei cittadini per trasformarli in disegni di legge, in mozioni, in attività parlamentari. Io ora vi faccio un breve excursus, oltre quelli, e chiudo, oltre quelle cose che vi ho detto dei tavoli tecnici, delle ultime attività fatte proprio nell'ultimo mese, quindi nel mese di maggio. Soltanto in questo mese abbiamo presentato, perché ogni attività che facciamo la presentiamo tutti a 14, cioè non c'è il singolo deputato del momento che le presenta, ma le presentiamo tutti insieme perché deve esserci massima condivisione. Abbiamo presentato, io ve ne dico soltanto 13 attività perché poi veramente chiudiamo, una mozione sulle misure di conservazione per le aree della rete Natura 2000, perché molti non sanno che in Italia, scusate, in Sicilia esistono oltre 80 siti di interesse comunitario e noi siamo sotto procedura di infrazione perché non abbiamo ancora non abbiamo ancora applicato le misure di conservazione per queste aree. Cioè noi praticamente abbiamo un patrimonio naturalistico che ci invidia tutto il mondo, però non abbiamo delle misure adeguate per tutelarle. Allora la comunità europea a fine 2012 ha avviato una procedura di infrazione proprio perché non c'è queste misure, noi attraverso una mozione le stiamo chiedendo e probabilmente le otterremo attraverso questa azione. La stessa cosa abbiamo fatto per Cala Rossa, Isola delle Correnti, un'attività di monitoraggio sull'abusivismo edilizio, stiamo facendo un'attività di controllo di tutte le case abusive e di tutte le situazioni che si trovano in condizioni di deregulation. La legge sull'acqua pubblica, la Sicilia sarà la prima regione d'Italia, cavolo, questo fatemelo dire, che avrà la prima legge sull'acqua pubblica, questa è una soddisfazione. E il 13 giugno si chiuderà il termine per gli emendamenti che ho dato nella mia commissione, dopodiché i primi di luglio in aula passerà la legge che recepisce il referendum sull'acqua pubblica, la prima regione d'Italia. Bravo, bravo.
la mozione sulle trivellazioni nella Valle del Belice, quella che ho presentato io, e la mozione che ha presentato Vanessa qui a Ragusa, tutte e due passate all'unanimità, cioè non è che si tratta di azioni isolate. Bravi! Inquinamento atmosferico delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, sappiamo quello che è successo ieri a Gela e probabilmente la settimana prossima andremo lì con tutti i commissari, come vi ho fatto per il MUOS, per parlare di questi problemi, per trovare una soluzione. È una modifica della legge, credo sia la legge 9, quella che disciplina le trivellazioni onshore, perché abbiamo deciso di modificarla servendoci di cittadini, ma in questo caso anche di diverse associazioni ambientali. Noi abbiamo l'onore di avere come diretto collaboratore Greenpeace Italia, il CETRI, che è il Circolo per la Terza Rivoluzione Industriale, che fa capo a Jeremy Rifkin, cioè non l'ultimo del carro, ma Jeremy Rifkin. Cioè, immaginatevi che soddisfazione per me e per noi avere la possibilità di poter utilizzare una professionalità come Jeremy Rifkin gratis. Questo vi fa capire quanto siamo credibili. Tutto questo chiaramente lo facciamo dopo che controlliamo gli scontrini. Poi abbiamo fatto la legge sui parchi locali, abbiamo avviato due tavoli tecnici, uno per Terna e uno sul MUOS, che già ha spiegato molto bene Ornella, e tutta un'altra serie di attività che non vi sto a dire perché poi abbiamo finito il tempo. Tutto questo in sintesi per farvi capire una cosa: noi non siamo professionisti della politica, e questo, permettetemi di dirlo, è un bene. Bravo, perché bravo. Io non ho idea di come si faccia una raccomandazione. A me francamente mi avanzano pure 2500 euro al mese, perché ne abbiamo 1000, quindi obiettivamente sono pure assai per me. Permettetemi un'altra cosa: si può fare politica con pochi soldi, perché io, Giancarlo, Valentina, tutti quanti ci riusciamo da 6 mesi tranquillamente, molte delle nostre battaglie le abbiamo portate a conclusione e ce l'abbiamo fatta con questi soldi, quindi si può fare, eh? Grazie. Grazie a Giampiero. Se volete parlare con Giampiero Trizzino, andate nel sito dell'ARS, ci sono le mail di tutti i deputati del Movimento 5 Stelle, basta mandargli una mail, non c'è bisogno di raccomandazioni o di andare con nessuno, e subito vi risponderanno. Non siamo più come una volta che gli onorevoli bisogna andarci, bisogna pregarli, da noi è leggermente diverso, quindi quando volete potete, tutti i nostri 14 deputati all'ARS li potete raggiungere con una mail. Io chiudo, vi do appuntamento a venerdì prossimo alle ore 18 per la chiusura elettorale, e prima di finire ringrazio Ranieri Ferrara che ci ha concesso 10 minuti. Grazie a tutti, a venerdì prossimo. Grazie Giampiero.